portatori degli ingegni, siete allenati quest'anno? Io abbastanza, perché ormai sono abituato, però come ultimo anno spero che andrà bene. Poi daremo lo spazio ai giovani per farli fare pure a loro un po' le ossa, perché qua se non c'hai un po' di fisico non è che è una cosa facile portare un carro di quelli, perché è abbastanza pesante. C'è una gerarchia, si segue? Poi col caldo che farà darà fastidio a fare. Speriamo che non va a casa strada di bambini, più che altro per i bambini che stanno su, perché stando su fa caldo, i bambini non è che soffrono perché stanno bene, solo questo vi voglio dire. Presidente dell'associazione Acros, lei avete realizzato una cosa appositamente per la giornata di oggi? Esatto, abbiamo realizzato un corpus nomini e lo abbiamo donato al Museo dei Misteri proprio per legare i due eventi. Noi ci occupiamo di rievocazione, di storia, di Medioevo, e ci sembrava una cosa bella per donare alla città di Campobasso. È una realizzazione fatta in legno? Una realizzazione fatta in legno da Domenico Laporta, il nostro artigiano, e ha accompagnato e ha chiuso sostanzialmente una mostra al Circolo Sannita qui in Campobasso, dove abbiamo presentato un libro illustrato per raccontare la storia medievale del nostro paese. I vostri due figli oggi faranno parte di questa manifestazione, la prima volta? No, la prima già l'anno scorso è stata sui misteri, sempre su San Crispino, e quest'anno l'emozione è doppia perché c'è anche la più piccola. Emozionata? Tanto, sì, anche perché sono figlia di portatore e nipote di caposquadra e portatore, quindi per noi il Corpus Domini è intoccabile, un'emozione unica. Il Corpus Domini chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua e celebra il mistero dell'Eucarestia, una giornata che fonde in sé dunque sacro, profano e folklore. A soffermarsi sul profondo significato della solennità cattolica del Corpus Domini, l'arcivescovo Giancarlo Maria Brigantini, che ha officiato la Santa Messa al Museo dei Misteri di Campobasso. Guardarsi intorno e seminare, distribuire il pane della dignità, difenderlo, benedirlo, perché il pane di tutti è un pane unico, le parole proferite durante l'omelia. Segno che veramente l'Eucaristia è il rendimento di grazie a Dio nella condivisione del pane con i fratelli, perché ciò che non è partecipato, messo sulla mensa comune, frazionato, avvertito Brigantini, prima o poi si inaridisce. I misteri sono nati da un popolo che ha sentito il bisogno di vivere nell'esperienza della condivisione quotidiana la presenza di Gesù nell'Eucaristia. C'è un Dio che si fa alleato con noi nei gesti di ogni giorno, nelle realtà, nel lavoro, nei mestieri, nelle arti, nei bambini, nei piccoli di ogni giorno. Questa è la meravigliosa esperienza, cioè non un Dio astratto, né solo un santo, perché sono vivi i personaggi, questa è la differenza. Non portano in giro una statua, ma si portano in giro delle persone, perché Dio è nelle persone che oggi è vivente. Dopo la celebrazione religiosa, la vestizione dei figuranti. Tutto è filato liscio, senza intoppi, grazie alla dedizione messa da chi vi partecipa ormai da anni. Non solo i figuranti in prima linea, ma anche i portatori e tutti coloro che lavorano dietro le quinte, che il sindaco Antonio Battista ha voluto ringraziare. Noi tendiamo alla perfezione, ovviamente dobbiamo sicuramente migliorare, ma già oggi è una macchina notevole, che si muove, devo dire, senza neanche grandi sforzi da parte di tutti, perché ognuno ha e conosce alla perfezione le responsabilità, il ruolo, le funzioni di ognuno, a iniziare dai portatori, che sono, se volete, quelli che vengono, hanno una visibilità inferiore rispetto ai figuranti che stanno sopra, e che pure sono impegnati ogni anno e lo fanno veramente con grande dedizione. Quindi c'è un impegno di tutto. Io voglio anche segnalare la responsabilità, l'impegno della famiglia Teberino, del presidente dell'associazione Liberato Teberino, custodi di questo patrimonio che
culturale e nello stesso tempo storico della nostra comunità. Anche Molise TV ha la celebre sfilata dei misteri che da sempre caratterizza la giornata dedicata al Corpus Domini, un connubio importante tra sacro e profano. Vediamo qualche immagine, qualche intervista raccolta in questa imperdibile giornata che segna la ricorrenza fondamentale per la comunità campobassana. La moglie di San Crispino solo per oggi, però è la prima volta che partecipa a questo evento, suo marito? No, mio marito dopo 39 anni riprende il ruolo di figurante dei misteri, perché quando era giovane ha impersonato sia per un paio di anni il personaggio di San Isidoro e quando era ancora più piccolo di Angioletti ai vari ingegni. Siete emozionati? Io tantissimo, lui non ha dormito, però per Campobasso si fa questo e altro. Ciao, come ti chiami? Alessia. Sei emozionata, Alessia? Sì, tantissimo. Che fai oggi? Oggi vado sui misteri. E che rappresenti? Cioè, io rappresento... Cioè, che... Una sono emozionatissima perché voglio andare sui misteri tantissimissimo tempo. E poi voglio stare anche sopra i misteri per molto, moltissimo tempo. È di Campobasso, signora? No, no. Di dov'è? Di San Ferdinando di Puglia. È la prima volta che viene a questa manifestazione? Sì.
E cosa si aspetta? Ne ha sentito parlare? Sinceramente sì, mi hanno detto che è una bella festa, però adesso staremo a vedere. È una grande emozione ogni anno? Ogni anno è un'emozione diversa, indescrivibile, perché nel corso degli anni si riesce a carpire sempre qualcosa in più che c'era sfuggito negli anni precedenti. Dal Fischietto presumo lei sia di Campobasso, un organizzatore? Io organizzo i viaggi e li porto ogni anno per questa festa qua a Campobasso. Alloggio all'hotel, grande hotel Europa, Isernia, e portiamo i gruppi. Sono da 15 anni che porto qua i gruppi. È una festa meravigliosa. È la cosa, la gente che vede la prima volta ritorna a vedere. Ogni volta che vengo qua, sempre contenta la gente. Di dov'è lei? Andrea Bari. Buongiorno, lei è di Campobasso? Sì, sono di Campobasso. Quindi sono tanti anni che partecipa a questa sfilata? Sì, praticamente ogni anno. È emozionante? È bellissima, sì, è veramente bella. Assessore Bibiana Chierchia, ennesimo successo per questa manifestazione che è celebre a Campobasso, e dietro c'è una catena operativa molto importante e perfetta. Esattamente, c'è una catena operativa, c'è una catena affettiva, c'è un'intera città che per giorni, per mesi interi lavora affinché questa giornata sia la celebrazione di un'intera città e di un'intera comunità. I sorrisi dei figuranti, i sorrisi dei portatori, di tutto lo staff dell'associazione che cura questo, sostenuta sia dalla nostra amministrazione che da altre istituzioni, è la dimostrazione di come Campobasso è una città che a pieno titolo è città europea anche. Uno, due e tre! Consigliere comunale Cretella, anche lei ai misteri, è sempre un grande successo per la città di Campobasso. Beh, è la festa più importante dell'anno, insomma, un ritorno alle origini, un segno identitario per questa comunità, quindi sicuramente l'evento da valorizzare per eccellenza. Lei ha mai partecipato? Fisicamente sui carri no, mi piace viverla da cittadino, quindi l'immersione più tradizionale nella folla, così guardare da più angoli i misteri, rubare qualche immagine con la macchina fotografica, insomma viverla da cittadino come tutti. Assessore Colagiovanni, oggi misteri, un'importante tradizione per la comunità campobassana, la più importante ricorrenza. Sì, diciamo che i misteri sono la tradizione più importante della regione Molise e sta estendendosi anche a livello interregionale. Si sta lavorando per farla riconoscere a livello del patrimonio UNESCO, penso che è una cosa importante perché al centro di questa festa, oltre all'aspetto religioso, c'è il congegno di Dizinno che ha fatto parlare per anni e anni, e nonostante qualcuno abbia voluto copiare questo congegno non c'è mai riuscito. Penso che questa tradizione, dove vede il connubio della tecnologia, del congegno e della stessa spirito cattolico, è più importante sia della fiera commerciale sia del cantante che viene e che chiama tanta di quella gente, che basta fare un giro per la città di Campobasso e basta vedere che i ristoranti sono pieni, che i B&B sono stracolmi e che gli hotel non hanno più stanze. Questo fa capire che Dizinno più l'aspetto cattolico riempiono, al di là di qualsiasi altro nome di cantante, la città di Campobasso. Onorevole Venitelli, la storia continua, la gente ripopola Campobasso per il Corpus Domini. Ma è un evento meraviglioso che veramente che ti prende e che ti fa sentire questo pathos fortissimo che c'è, questa manifestazione troppo bella. Già a Roma i misteri, si chiede anche qualcosa in più, in questo caso si stanno attivando i parlamentari molisani. Io sono tra i promotori di questa iniziativa che abbiamo preso, stato forse novembre-dicembre, abbiamo incominciato a lavorare con i vari attori istituzionali e stiamo andando avanti. Ho mandato le
tre. Lettere alle tre comunità che hanno in comune con Campobasso il fatto di festeggiare il Corpus Domini con rappresentazioni dove ci sono personaggi viventi. Parlo del Portogallo, di una città in Portogallo, un'altra in Spagna e un'altra ancora nei Paesi Bassi. Ora, diciamo, il tavolo, se vogliamo definirlo così, istituzionale, che si è composto con Regione, Molise Cultura, Provincia di Campobasso, l'Associazione, l'Università, chiaramente il Comune di Campobasso, Capofila. Questo tavolo istituzionale seguirà questo percorso e noi ci siamo, speriamo di poter portare un risultato questa volta. Comandante, l'emozione è grande per il Corpus Domini. Sì, questa è una sensazione bellissima perché credo che da molisano, anche da campobassano, seppure come adozione, vedere immagini del genere credo che non solo facciano bene alla storia del popolo molisano, ma soprattutto anche della città di Campobasso. Devo ringraziare il sindaco che mi ha onorato di questo suo invito e che io poi in una maniera molto ma molto sentita cedo ben volentieri anche al personale dipendente tutto della casa circondariale, nella considerazione propria che anche l'istituzione penitenziaria vicina o avvicinata all'entità cittadina possa anche contribuire a migliorare di molto quel senso civico che ci appartiene. Diciamo, io che la conosco, Corpus Domini può essere paragonata solo al calcio di Campobasso, queste sono le cose più belle della città. Sì, io penso che facciano parte proprio di quel costume che è in tutte le città. Da noi questo fenomeno è sentito due volte perché di solito il binomio calcio con tradizione anche popolare è sempre stato un binomio di grande effetto. Buongiorno a tutti! Scusate, ma non sono mai puntuale. Mi hanno trattenuto tantissima gente alla tenda a parlare, a confessarsi, e quindi eccomi qua finalmente libero, compreso qualche selfie lungo la strada dei giovani che mi hanno fatto volentieri. Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che sono qui presenti. Sono sempre molto commosso nel parlarvi, ma insieme profondamente grato a questa meravigliosa festa, perché questa festa racchiude le quattro grandi feste che questa città vive: il Venerdì Santo col Teco Vorrei, l'infiorata domenica scorsa nella meravigliosa esperienza delle strade che hanno accolto Maria, e San Giorgio. Guardatelo San Giorgio, un applauso a San Giorgio, al nostro patrono come città. E come ogni anno mi piace dirvi il mio slogan, ormai lo conoscete, però è bello che ve lo ridica: sempre unire in armonia spiritualità e folklore, folklore e spiritualità. Perché se io metto insieme le radici profonde dei valori cristiani che reggono i misteri e insieme la bellezza di questi angioletti, dei personaggi, dei portatori del folklore e di tutto quello che la tradizione dei misteri ha creato, dono a Campobasso un grande cuore, una forte e tenace identità. Guardate, un popolo cammina se ha identità, diciamolo insieme, un popolo cammina se ha identità. E un applauso perciò alla città che crea identità in questa esperienza. Raccolgo però un dono grande che dall'anno scorso a quest'anno abbiamo avuto, ed è la visita di Papa Francesco. Lui ci ha dato, nelle quattro soste che ha fatto in città, ci ha regalato tre parole importantissime per costruire una città di speranza,
Le parole sono dignità, libertà e fraternità, diciamolo insieme, dignità, libertà e fraternità. Ci ha chiesto di avere dignità e l'ha detto con molto coraggio, la dignità di portare il pane a casa, valorizzando i prodotti della terra del Molise, dalle terre e dalle industrie della zona. Tu dai lavoro al tuo futuro, costruisci per il Molise la dignità di essere capace di affrontare tutti i problemi. E poi la seconda parola, la libertà. Che cos'è la libertà? Il Papa ci ha detto, dobbiamo essere liberi dalla paura, dalla diffidenza, dalle gelosie, dalle invidie, da tutto quello che ci distrugge. È quello che dobbiamo imparare. I misteri sono belli perché insieme sono costruiti 13 quadri, uno accanto all'altro, che costruiscono valori veri, alti, condivisi. Ecco, io vi auguro proprio questo, di mettere insieme la dignità del pane, la libertà dalla paura e la fraternità reciproca che costruisce legami saldi e forti. E allora la festa dei misteri darà dignità e identità alla città di Campobasso. Grazie, viva Campobasso, viva il Molise! Per quanto uno possa prepararsi, poi quando vede una folla così sterminata, una esperienza così commovente, tutti i misteri sotto, si resta veramente colpiti e anche, potremmo dire, in un certo senso si palpettano delle cose che poi trovano che parola, ma l'emozione è grande, molto grande. Migliorato il rapporto con tutti, anche con i diavoletti? Facce nere le abbiamo viste lungo la strada, quindi qualcuno è stato avvolto dalla mano del diavoletto. Ma anche questo diavoletto è molto bello perché specialmente il mistero di San Michele ti dice che davanti alla vita ci sono delle sedie di potere rovesciate e non sempre attive. E bisogna stare sempre molto attenti, un messaggio che va mandato anche in alto. Ecco perché il Papa ci ha raccomandato la fraternità e la libertà dalla paura. Liberato Teberino, emozione, si sta svolgendo la conclusione di una festa che commuove ogni anno. Sì, è vero, ogni processione dei misteri è una processione nuova, emozionante come la prima volta, come l'ultima volta, probabilmente è meno emozionante della processione che ci sarà l'anno prossimo, quindi viviamo sempre sensazioni intense, belle, vere, autentiche. È andata anche questa. Quest'anno è andata bene, ora sentiremo pure i commenti, intanto perché abbiamo fatto i 3,5 km del percorso in poco più di 3 ore, quindi anche questo è un record della pista se la mettiamo in termini automobilistici. Però devo dire che è andato veramente tutto bene, non ci sono stati intoppi, non c'è stato nessun intervento di rilievo. Ma soprattutto lo spirito dei bambini, dei portatori, della gente che ho visto, insomma, era quello di un giorno di festa. Ricordiamo un po' i numeri, cioè coloro che partecipano a questo evento. Sì, in primo luogo i bambini, sono 55 i protagonisti degli ingegni, e ci sono poi 22 tra ragazzi e adulti, e questi sono la parte, diciamo, sulla base. Sotto la base ci sono 280 portatori divisi in capi squadra, vice, portatori e scale, e poi tutto lo staff della logistica, quindi 40 soci di Misteri e Tradizioni che fanno la vestizione, che assistono il percorso, 100 sono i musicisti, poi fabbri, sarte, tappezzieri, falegname, dimentico sicuramente qualcuno, il soccorso, le altre associazioni che ci supportano. Quindi ecco, i numeri sono veramente notevoli. Abbiamo fatto un conteggio approssimativo, le persone coinvolte sono circa 800. Ecco, se la gente si commuove per i misteri, Teberino si commuove per suo papà, che è il vero artefice di questi misteri.
È certo che mi commuovo, perché è il secondo anno che non c'è, però facciamo di tutto per ricordarlo nel miglior modo possibile. Un augurio a tutti. Buona festa del Corpus Domini. Chiudiamo col siparietto del Corpus Domini con uno che insomma fa i muttetti campobassani al volo. Qual è quello per il Corpus Domini? Ma credo che la cosa più bella è questa qua. I quando canto so sempre serie, ma quando so belle ste musterie, che l'aria fine e tanto fresca a diventare patrimonio dell'UNESCO. Ciao Campobasso!